Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Credere che Gesù è risorto ed è vivo e presente in mezzo a noi non è un'operazione fatta una volta per sempre. Gesù è apparso una prima volta, una seconda volta e adesso riappare per la terza volta. E i discepoli, in realtà, dopo la seconda apparizione, dice qui il testo, almeno sette di loro avevano ripreso a fare la vita di prima, erano ritornati in Galilea, erano ritornati a fare i pescatori. Ne nomina tre esplicitamente: Pietro, che aveva tradito il Signore Gesù, Tommaso, che aveva fatto fatica a credere, e così anche Natanaele, all'inizio ancora della storia di Gesù, aveva detto: «Ma forse da Nazareth viene qualcosa di buono». Quindi questo indica che non basta neanche a noi dire: «Ecco, abbiamo fatto Pasqua, abbiamo pregato, crediamo al Signore». Dobbiamo sempre stare attenti che la vita quotidiana ci prende e riprendiamo a fare le cose di ogni giorno e dimentichiamo la presenza del risorto nella nostra vita. Da che cosa parte questa volta l'incontro con Gesù? Che cosa usa Gesù per farsi presente? Usa un vuoto, una mancanza, e cioè pescano, questo è il loro antico mestiere, ma non pescano niente. Passano la notte, una notte di lavoro, ma non riescono ad avere niente dalla pesca. Ecco da dove parte questa volta il Signore, dai vuoti che si aprono nella nostra vita quando pensiamo di camminare da soli. Noi alle volte diamo colpa della nostra insoddisfazione
della nostra poca gioia, qualche volta anche della nostra poca forza ed entusiasmo di vivere. Diamo colpa alle situazioni, agli altri, alle cose che non vanno come vogliamo noi. In realtà è perché vogliamo pescare da soli, vogliamo andare in barca da soli, vogliamo che il frutto della gioia sia prodotto dalle nostre mani. Gesù si colloca quando percepiamo il vuoto. Dobbiamo essere capaci di riconoscerlo e ascoltare quella voce che arriva dalla spiaggia. Ecco, non avete pescato nulla, al mattino presto, un po' come adesso, arriva questa voce del Signore Gesù: buttate dalla parte destra, buttate da quella parte dove vi dico io, fidatevi di me, ascoltate la mia parola. E questi, senza aver ancora capito bene, fanno questo e hanno gioia, hanno una pesca enorme, tanto che devono far fatica a trascinare il numero di pesci, si dirà anche il numero di pesci, 153, ci si domanda qual è il significato, sono tante le interpretazioni, però lasciamole perdere, sono tanti. Ecco, il Signore fa sperimentare che quando gli siamo obbedienti cambia qualcosa. Ricordo la gioia di una coppia che stava preparando il battesimo del bambino, che ha accolto la proposta semplice: ogni tanto pregate insieme, marito e moglie, pregate insieme voi, trovate un po' di tempo, mica ore, un minuto, un'Ave Maria insieme, per stare insieme nella preghiera. E mi hanno detto: abbiamo provato, è stato bello. Prima ci si vergognava quasi di pregare insieme, col bambino sì, ma noi due insieme no. Abbiamo provato e qualcosa è successo. Sentiamo che ci aiuta questa preghiera. Ed è vero, quando obbediamo al Signore, sperimentiamo che la strada che Lui ci indica è una strada buona. Il testo dice che nonostante questo Pietro non aveva riconosciuto Gesù. E qui c'è un'altra grande lezione che San Giovanni vuole darci. Com'è che Pietro arriva a Gesù? Bella anche la scena, perché si vede che Pietro dall'entusiasmo si butta in acqua e fa quei 100 metri che lo dividono dalla spiaggia, così di corsa, pieno di gioia, quando capisce: è il Signore. Ha avuto bisogno di chi? Di un fratello nella fede. E gli ha detto: guarda, è il Signore. Non l'aveva riconosciuto. È stato necessario l'aiuto di un fratello. Quante volte in realtà il nostro cammino di fede può essere solitario. Io me la cavo da solo. So cosa vuol dire ascoltare il Signore, so cosa vuol dire pregare, me la cavo io. Invece qui il testo dice: Pietro ha avuto bisogno di un fratello nella fede che lo ha aiutato, che gli ha detto: è il Signore. Anche questa è una preghiera che dobbiamo fare oggi davanti al Signore Gesù. Aiutami a riconoscere i fratelli, le sorelle che mi hai messo vicino, che possono aiutarmi in maniera vera ad avere fede in te, oh Signore. Infine, l'ultimo elemento. Per vivere la fede pasquale è necessario anche un pranzo. Bello il simbolo che Gesù ha preso per portarci a una fede gioiosa, il simbolo del pranzo. Gesù stesso fa da cuoco, prepara da mangiare, si fa portare pesce fresco appena pescato e lo offre ai discepoli e mangia con loro. È evidente il segno che il Vangelo vuol dare attraverso questo racconto. È il nostro incontro attorno all'Eucarestia, quello che noi oggi con la messa terminiamo 24 ore di adorazione, abbiamo messo l'Eucarestia al centro, ma teniamo presente che l'adorazione nasce dall'incontro comunitario e dalla preghiera dell'Eucarestia. Che il Signore ci dia di aver fame di questo cibo consumato insieme ai discepoli. Chiediamo al Signore che attraverso questo itinerario, anche per noi, la vita non sia un ritornare solo al lavoro. Ci vuole il lavoro, ma sia un lavoro fatto insieme con il Signore Gesù.